Italia 2015 Special Edition. Siamo allo stand di Caffè Borbone e DDS. Qui con me c'è Fulvio Di Santo, che è il direttore commerciale di Caffè Borbone, della Aromatica SRL, ed è qui per andare a dirci quali sono le novità presentate quest'anno. Buongiorno Fulvio. Buongiorno a tutti, grazie per l'intervista. Ovviamente, riprendendo un attimo lo scenario dello stand, era anche giusto caratterizzare e dare risalto alla nostra origine, che è quella partenopea napoletana. Di contro, in DDS abbiamo voluto, ribadisco, dare un tema degli anni 60, ma anche cercando di far seguire un po' quello che è stato il passaggio dalla moca al sistema automatizzato cialda e capsula. Andiamo con l'ordine. Alle nostre spalle abbiamo, come potete vedere, il furgone che gira per le strade non solo di Napoli ma anche di altre città, brandizzato Caffè Borbone, con Sua Maestà che è contento di poter andare in giro a far assaggiare la propria miscela, e alla tua destra una serie di novità. Andiamo, appunto, come ti dicevo prima, con ordine, perché quest'anno presentate tante cose. Cominciamo da... Cominciamo innanzitutto parlando del furgone, che noi ne abbiamo più di uno e abbiamo sempre dato l'opportunità a tutti i nostri clienti, qualora abbiano l'esigenza di manifestazioni nel proprio mercato, nella propria area di pertinenza, poterne usufruire per fare un rafforzamento di immagine e di degustazione proprio del prodotto. Noi siamo, come ben il mercato ci conosce, molto rivolti al mercato del vending, perciò nasciamo con un discorso di cartafiltro di cialda, con il caffè in grani per quanto riguarda la distribuzione automatica, e da un anno poco più abbiamo iniziato un percorso di compatibili, in primis con la capsula, con la Point, poi a oggi si aggiunge la referenza Respresso, okay, che qua vediamo ovviamente, e anche a modo mio con il packaging e con il brand, che è Don Carlo. Ecco, allora un attimo solo, prendiamoli uno a uno qui, perché vedo che anche questo di fatto rappresenta uno dei tanti investimenti che Aromatica SRL ha fatto negli ultimi mesi. Questo pacchetto è destinato a chi? Allora, questo pacchetto è destinato in primis ai tanti negozi specializzati che tanti nostri clienti storici che vengono dal mondo del vending stanno aprendo nelle proprie aree, nelle proprie città. Ovviamente anche lo scatolo da 50 vive lo stesso dinamismo. L'opportunità nello scatolo del 50 quello di inserire una referenza nuova, una pezzatura direi nuova a servizio del vending, e anche il pacchetto, che ovviamente in questo caso è un sacchettino che contiene 15 monodose, in questo caso cialde, ma poi allargheremo la gamma a tutte le referenze che ho citato prima. Non è un prodotto, non è un prodotto che andrà nella DO, nella GDO, bensì è un prodotto che vivrà una distribuzione insieme e attraverso i nostri storici concessionari che da anni stanno facendo un percorso insieme a noi. Fulvio, ma quanti esemplari avete di questo furgone? Ne abbiamo 3, e ovviamente questo è davvero il top, nel senso che ha un'apertura dalla parte opposta dove stiamo, vi è posizionata una macchina super professional, ovviamente di nostra produzione, dell'altra parte della DDS, che poi accenneremo qualcosa, ed è davvero un mezzo itinerante che permette di poter fare promozione, degustazione, ed è veramente un bel colpo d'occhio. Parliamo al servizio di tutti. Bene, e parliamo dunque della Super Professional che presentate come DDS. Il vostro stand, dicevo prima, è particolarmente ricco di elementi che ricordano gli anni 60, la fine degli anni 50, queste automobili tagliate come se fossero di burro, tagliate da un coltello, colpiscono particolarmente. Intanto, come nasce questa idea? L'idea innanzitutto nasce dal fatto che questa manifestazione è quasi un prolungamento dell'Expo 2015. Nell'Expo 2015, patrocinato qui in Italia, io credo, ma
un po' tutti, che gli anni 50-60 hanno caratterizzato fortemente il Made in Italy. Ovviamente vi è una 500, anzi ce ne stanno tre, che è proprio il simbolo dell'industria italiana, della capacità di noi italiani nel fare, tra virgolette, anche tendenza. Ovviamente in quegli anni avevamo dell'ottimo caffè, lo facevamo con dei strumenti diversi, con la moca. A oggi la possibilità di poter avere nel proprio ufficio, nella propria casa, uno strumento, una macchina a sistema carta filtro, a sistema capsule, quella che sia, okay, che è un'evoluzione sempre frutto dell'ingegneria, della capacità che viene dagli anni 60 di noi italiani, e in questo caso nel simbolo che ho fatto porre nella parte alta dello stand vi è, tra virgolette, un passaggio tra la caffettiera tipica napoletana, la moca e poi la Frog, che obiettivamente resta tutt'oggi il nostro cavallo di battaglia e che possiamo dire tranquillamente essere la macchina OCS più utilizzata dai gestori in Italia. Credo di sì, è una macchina che continua a mietere successi, ovviamente l'azienda non si è seduta sugli allori, alla sempre più perfezionata, l'arricchita di un dinamismo di emozionalità legata ai colori, a degli accessori e quant'altro, ma vi assicuro che nei prossimi eventi che ci riguardano, sia Host SIC che Venditalia del prossimo anno, porteremo delle macchine ancora più di tendenza, sempre rafforzando il concetto della carta filtro, dove entrambe le aziende, okay, che sia Caffè Borbone e DDS, credono nel proprio futuro. E noi naturalmente saremo presenti sia a Host 2015 nel prossimo ottobre, sia alla prossima edizione di Venditalia nel 2016. Ovviamente per quanto riguarda la DDS va completato la presentazione che ci porta al nostro stand, che sono due macchine dedicate al settore Horeca, dove la crediamo molto anche per mercati esteri, e abbiamo proposto due super professional, una cialda e una capsula, che partono da un progetto, se vogliamo, di macchina da bar, perciò contemplano una caldaia da 4 litri, tutto quanto in rame, con rubinetteria tipica di una macchina da bar, e con l'esperienza del gruppo erogativo DDS, che dà delle garanzie in termini di qualità estrattive. Tutte le nostre macchine ovviamente sono corredate di un sistema elettronico di decanter, okay, che noi produciamo in sede giù a Napoli, e ovviamente riproponiamo un'altra intuizione, che è quella di avere un distributore automatico di cialde, di capsule, da nome Avatar. In questo caso è un Avatar Pro, perché è stato fatto uno step evolutivo, dove abbiamo creato anche un sistema chiavi nostro, molto molto economico, e in aggiunta abbiamo fatto una piccola provocazione che si chiama Trick & Track, che è un distributore con due gettoniere meccaniche che sono semplici, indolore del resto anche economicamente, e che vanno un po' a completare la gamma di offerta che potevamo fare. Io impazzisco sempre quando sento il nome Trick & Track, perché poi di fatto rappresenta da una parte un richiamo alla napoletanità e alle origini, dall'altra perché ho tenuto un po' a battesimo questo modello, avendone parlato sin dall'inizio in fase di progettazione, quando voi avevate pensato di fare questa cosa, e devo dire una buona idea, un'ottima idea. E allora Fulvio, in attesa di guardare i nuovi modelli che presenterete tra settembre a Host, ottobre e il prossimo maggio alla Venditalia 2016, noi continuiamo a dare uno sguardo alla vostra gamma, che di fatto è sempre più nutrita. Questo consolidamento nel settore Horeca, Out of Home, è ciò che mancava e su cui state puntando ormai anche da un paio d'anni, affinché anche in quel segmento di mercato ci sia la vostra presenza sempre più radicata. Non possiamo che augurarvi buona fortuna
ringraziarti per la cortesia, per averci dedicato qualche minuto del tuo preziosissimo tempo qui allo stand Aromatica Caffè Borbone e DDS, e nel frattempo noi proseguiamo con il nostro percorso itinerante all'interno dei corridoi di Venditalia in questa Special Edition 2015 che si mescola nel padiglione 18 in cui ci troviamo con la manifestazione Tutto Food. Fulvio, grazie, saluto agli amici di Vending TV e VendingNews.it. Ringrazio tutti i telespettatori di Vending TV e grazie a te Fabio per la gentilezza, grazie. Grazie Fulvio, amici, noi continuiamo, non andate via.